Bene, ci sta tutto bene, però vorremmo, anzi, la fiamma pretenderebbe che lo Stato italiano facesse rispettare la stessa reciprocità anche in questi altri Stati. Per quello che riguarda in particolare la situazione dei cristiani, oggi è grave in India, l'India orientale in particolare, ed è grave in Iraq. La gravità è su due piani diversi però, mentre in Iraq sono costretti ad abbandonare i quartieri, in alcuni casi delle città come Mosul, in India alle possibilità diciamo di abbandonare il luogo di residenza si è invece determinata una situazione ben più grave, cioè sono state assaltate chiese, sono state uccisi, in quanto è andata bene comunque gravemente per i diversi cristiani. Abbiamo notato con un certo sconcerto che la questione ha riguardato solamente una certa stampa cattolica e con qualche eccezione la stampa in India di altri stati dell'Unione Europea. In Italia la questione ha avuto una risonanza tutto sommato molto minore rispetto a quella che il caso avrebbe meritato. Io credo che se fossero stati perseguitati dei militanti comunisti, certo direte voi non esistono più, beh, qualcuno ancora che c'è in giro che ha il coraggio di definirsi tale, c'è, se fossero stati perseguitati in India o in un qualsiasi altro luogo del mondo sedicenti militanti comunisti per la loro fede, sicuramente ben altro atteggiamento avrebbe avuto la stampa italiana, i media italiani, e probabilmente si sarebbero mossi a compassione o probabilmente si sarebbero attivati dal punto di vista militanti bolscevichi e comunisti di ogni parte del mondo. Ora noi, ripeto, siamo un partito laico, non vogliamo farne una questione di religione, ne vogliamo fare però una questione di diritti civili e, ripeto, di reciprocità. Abbiamo stampato per delle cartoline che ribadiscono questo e preghiamo di spedirle all'ambasciata indiana, vorremmo anche spedirle all'ambasciata irachena per operare quella sollecitazione popolare diretta che evidentemente le istituzioni italiane non hanno fatto. Ecco, con questo ci sarebbe da dire due parole, poi non scoccio più e passo magari la parola a qualcun altro che voglia intervenire. Il problema è molto semplice, l'Italia ha con l'India in particolare dei grossi interessi commerciali, sono commerciali ed industriali e sono il frutto della delocalizzazione industriale che tante imprese italiane fanno lì, di interessi grandi anche della nostra massima impresa che è la Fiat. Ora, nel mondo in cui viviamo tutto è comprensibile, tutto è spiegabile, ma tutto ha un limite. Io credo che nonostante ci siano questi forti interessi commerciali dell'Italia in India, ciò non esime le istituzioni italiane dal intervenire drasticamente, anche eventualmente con sanzioni, come ho chiesto io alla Commissione europea, nei confronti dell'India che non riesce a garantire l'ordine, che non riesce a garantire la libertà di professione, di fede dei cristiani nel suo paese. Ricorderete tutti quando qualche mese fa fu assassinato un prete in Turchia, però non sia un paese islamico seppur laico, e io non mi stanco di ricordare che dopo 2 settimane il governo turco aveva